Anche tu ti stai chiedendo come rendere più funzionale il tuo rapporto di coppia in questo momento di isolamento sociale durante il quale, costretti tra le mura domestiche, senti che una linea sottile vi separa dalla guerra? Oppure anche tu, come tanti, sei già in guerra col tuo partner e l'unico obiettivo è uscirne indenni? Oppure ancora, vorresti condividere con lui questo momento critico, ma siete costretti a vivere a distanza? O infine hai un partner che lavora tutto il giorno e in più ha stretto contatto con pazienti affetti da Covid-19. E tu, oltre ad essere preoccupato per la sua salute, senti anche tutto il peso della gestione quotidiana della famiglia, dei figli e della casa? Se sei curioso di avere degli spunti di riflessione e delle indicazioni pratiche utili a fronteggiare questo evento critico nel benessere della coppia, vieni con me. Voglio chiederlo alla dottoressa Alba Saddi, psicologa e psicoterapeuta relazionale, dirigente ASL Napoli 3 Sud, Unità Operativa Salute Mentale di Castellammare di Stabia. Alba, oltre ad essere una bravissima psicoterapeuta, è stata mia mentore durante la mia formazione come psicoterapeuta sistemico-relazionale presso l'ITER di Caserta e non ultimo ancora oggi è mio faro per i casi più difficili. E allora andiamo insieme a chiamarla. Pronto? Ciao. Ciao Alba, ciao. Abbiamo bisogno del tuo aiuto perché in questo momento critico siamo un po' costretti a vivere negli spazi domestici 24 ore su 24 e questo sta avendo delle conseguenze positive da un lato perché ci sta consentendo in qualche modo di ripercorrere un po' i nostri valori, di riguardare alcune cose della nostra vita, di spendere più tempo con i nostri figli, con il nostro partner, però ci sono tante altre situazioni nelle nostre famiglie complicate, dinamiche della coppia talvolta serene, ma che con questo evento critico stanno emergendo delle difficoltà, talvolta già dinamiche disfunzionali che non ci permettono di fronteggiare al meglio questo momento critico, perché è un momento paranormativo, insomma, è un evento critico inaspettato. Ti va di darci una mano a tal riguardo? Sì? Assolutamente, assolutamente. Io adoro le coppie, sì. Nonostante siano un lavoro complicato, mi piace lavorare con le coppie. E questo lo so, perciò ho pensato a te. Sì. Ok, allora sei pronta? Via! La prima domanda che volevo porti è una situazione in cui una coppia si trovava già in guerra, quindi in una fase di separazione. E oggi, con questo evento critico particolare, si trova costretta a condividere spazi fisici, ma anche dinamiche relazionali, vissuti emotivi che sono molto caldi, no? Nella loro dimensione di coppia. Quali possono essere gli spunti di riflessione, le indicazioni pratiche affinché possano fronteggiare questo tempo in modo utile per la persona e anche per uscire indenni da questa situazione attuale? Beh, c'è da fare una precisazione. In realtà intanto abbiamo una variegata forma, abbiamo variegate forme di conflittualità e variegate forme di coppie. Se pensiamo alla conflittualità, quella estremamente dura, quella che è della coppia che sta praticamente per separarsi, dove o almeno uno dei due partner estremamente convinto di arrivare alla separazione, chiaramente abbiamo una situazione a rischio rispetto proprio all'amplificazione della conflittualità. Quindi queste sono le situazioni pericolose di cui possiamo anche un po' aver timore, no? Rispetto al fatto che oggi magari, soprattutto dove ci sono situazioni di violenza, magari le donne non hanno la possibilità, siccome generalmente sono diciamo le donne quelle che più frequentemente subiscono una violenza, è chiaro che sono quelle che magari non potranno o avranno difficoltà a fare una denuncia. Quindi queste situazioni rimangono situazioni complesse a rischio.
per la coppia che sta in una moderata o civile conflittualità e si ritrova in questi contesti, sicuramente quello che può scattare è il, diciamo, l'innescarsi di una serie di meccanismi di autodifesa. Le coppie generalmente sono sono generalmente una struttura abbastanza abbastanza complessa ma anche abbastanza solida, per cui la coppia che realmente arriva all'obiettivo della separazione in realtà continua a coltivare il suo progetto anche all'interno di questo contesto, quindi chi può utilizzare tutti gli elementi, dalle paure alle angosce, per mantenere il suo confliggere. Quando la conflittualità è meno spiccata, è meno evidente, oppure ci sono ancora magari delle aspirazioni da parte di qualcuno dei membri delle coppie di parlare, in realtà questa situazione fa quasi un po' da contenimento, nel senso che è una situazione limite che viene percepita come esterna, rispetto alla quale ogni partner può fare delle manovre. Delle manovre che sono un po' quelle di ritornare a sé, un po' provare a riallacciare un dialogo, insomma succedono dei movimenti, insomma, in situazioni che sono tutto sommato contenitive. La conflittualità paradossalmente credo, questo ripeto un po' dalle ipotesi perché chiaramente non abbiamo dei riferimenti, no? Se non l'esperienza o magari i contatti che abbiamo con i pazienti magari online, credo che che le coppie che stiano vivendo grosse pressioni siano probabilmente le coppie che non erano quelle al limite della separazione. Paradossalmente potrebbero stare in difficoltà le coppie che comunque erano abituate a un certo stile di vita e magari utilizzavano una sorta anche di evitamento per affrontare magari le situazioni più complesse. E certo. Queste coppie magari all'interno di uno spazio limitato, di un tempo che è dilatato, possono paradossalmente provare delle emozioni negative più forti o possono confliggere. Certo, sì, perché poi in queste situazioni appunto basta poco per far scattare la scintilla ed amplificare un po' tutti i tentativi di uno dei membri della coppia di avvicinarsi o distanziarsi o di ristabilire anche un attimo delle regole di condotta. Ma tu pensi che in una situazione del genere sia opportuno ridefinire delle regole relazionali che possono anche andare a vantaggio magari dei figli durante questa convivenza forzata? Diciamo che intuitivamente probabilmente i partner hanno qualche idea al riguardo e magari mettono in atto dei meccanismi anche un po' intuitivamente. Quello che è sicuramente importante quando c'è il rischio di scivolare in queste dinamiche, perché le coppie hanno a volte in qualche modo un po' questa capacità, soprattutto quando percepiscono una sorta di insicurezza rispetto al legame, di utilizzare la conflittualità alla fine per ripristinare un legame forte, no? Perché paradossalmente, come si dice in gergo, no? Cosa unisce più dell'amore? L'odio o comunque una dinamica tutta imperniata sulla rabbia tende molto ad unire. Quindi il rischio delle coppie è di scivolare in una specie di vortice fatto tutto di un dialogo che è altamente conflittuale, per cui si può utilizzare qualunque espediente per iniziare una guerriglia.
Ora, quali sono i sistemi rispetto alle quali i partner si devono o è utile che si attrezzino? È un po' il discorso che si fa un po' in architettura, no? Quando c'hai una casa piccola, no? E magari non c'hai spazio per poter mettere i mobili o non hai proprio le pareti per poggiare i mobili. In realtà quando abbiamo degli spazi piccoli, per avere la possibilità di un sostegno abbiamo bisogno di alzare una sorta di pareti, quindi anche all'interno di spazi stretti, con questi tetti dilatati così lunghi, abbiamo bisogno di creare dei confini che ci consentono un attimino di preservare di più noi stessi, proteggere in qualche modo se stessi, la propria capacità di pensare, la propria emotività. Perché altrimenti diventa c'è il rischio che questa emotività diventi una specie di maremoto. Sì. Maremoto ci prende, no? Ci prende da ambo i lati e quindi si perde proprio il contatto con se stessi e con la realtà. Si scivola in questa dimensione e diventa molto esasperante. Così come fare tante cose insieme, fare tutto insieme, diventa per la coppia qualcosa di asfittico, cioè come se l'individuo non riesce a respirare più, no? Manca l'aria e quindi veramente non sa dove recuperarla. Quindi avere uno spazio personale, avere un tempo personale, condividere degli aspetti, ma lasciarsi anche liberi degli spazi personali, è fondamentale. Poi come le vogliamo alzare queste pareti? Le pareti le possiamo alzare anche utilizzando l'online, no? Io utilizzo lo schermo alla fine per il telefono per cercare di stare un po' più a contatto con determinati amici, un po' per vedere le cose di cui sono interessato, oppure faccio delle cose che sono in qualche modo solo mie. Quindi tu stai dicendo che in situazioni di guerra è utile comunque non amplificare il conflitto, quindi fronteggiarlo pensando magari di riuscire a risolverlo, ma invece lì si finirebbe in un'escalation senza termine, ma comunque di lasciare andare questa tentazione di entrare in conflitto e di crearsi uno spazio proprio, uno spazio personale, laddove la persona, il singolo partner, possa in qualche modo coltivare il suo angolo di benessere, no? Contattando degli amici, tenendosi in contatto col mondo esterno, ma potrebbero andar bene anche altre cose, come per esempio la meditazione, la lettura, o cose che comunque ci danno la possibilità di recuperare quella dimensione di crescita personale? Sì, sicuramente. È come se, io dicessi, allora, laddove noi sentiamo che vogliamo in qualche modo arrivare al dunque, stabilire definitivamente che cosa ne vogliamo fare di questa relazione, oppure qual è la mia posizione nei confronti dell'altro, indubbiamente l'indicazione è sospendiamo un attimo, no? Mettiamoci in una posizione, perché in realtà in questa situazione non siamo probabilmente sufficientemente lucidi per prendere delle decisioni di calibro. Quello che può essere sicuramente nutritivo, perché la tentazione di confliggere sarà comunque alta e probabilmente le coppie lo fanno, quella che è l'indicazione è ritagliarsi degli spazi di contatto con se stessi. E qualunque spazio, può essere la meditazione, come può essere la preghiera, come può essere il lavoro all'uncinetto, come può essere vedersi vecchi filmati, partiti o quello che sia, o foto di famiglia, o fare bricolage, qualunque sia la dimensione, è utile e importante. Certo, le coppie spesso e volentieri hanno per esempio figli e quindi le dinamiche diventano più complesse perché i figli e le richieste dei figli e i bisogni dei figli possono essere utilizzati dai partner per dirsi le cose, per rinfacciarsi le cose, per riaprire antiche conflittualità.
diciamo che nel quotidiano noi comunque dobbiamo vivere, dobbiamo interagire, dobbiamo fare le cose. L'indicazione è di provare a ritagliarsi questi spazi. È chiaro che non è semplice, non è facile. L'indicazione è questa. Poi paradossalmente, se noi riusciamo a ritagliarci gli spazi, questa situazione, no? Che poi in fondo è quasi un po' uno stress test, no? Come quelli che si fanno in finanza per vedere se le banche effettivamente reggono, no? Nelle situazioni di crisi, questa situazione è uno stress test per la coppia, è come se va a misurare la capacità di reggere, di adattarsi, di trovare soluzioni, di inventarsi anche soluzioni. Mi piace tanto lavorare con le coppie perché penso che poi la coppia è un incredibile relazione che ci consente di guardare ai nostri aspetti più profondi. Se impariamo a anche in qualche modo a guardarci, no? A guardarci nella coppia, possiamo scoprire tanti aspetti di noi. Quindi la coppia è sorprendente da questo punto di vista, così come ci può aiutare a trovare le soluzioni. Noi siamo mai come in questa situazione in condizioni di stress, è come se fosse messa a dura prova anche la nostra capacità di adattamento, la nostra capacità creativa, ne dobbiamo venire fuori in qualche modo, no? Dobbiamo contare su qualcosa. Quindi in questi casi come si può preservare la bontà della relazione di coppia? Casi, è chiaro che dobbiamo fare un grandissimo appello alla nostra parte razionale, come se dovessimo veramente far parlare la testa, no? Perché il cuore o lo stomaco sicuramente sono estremamente potenti. Quindi dobbiamo cercare di fare questo grande sforzo di cercare di stare coi piedi per terra, che non è una cosa facilissima. Così come rispetto al discorso che facevamo prima, no? Cosa può fare una coppia che in realtà si trova in questa bolla? Allora, è chiaro che noi abbiamo vari strumenti, cioè abbiamo la possibilità di comunicare insieme e quindi c'è un livello in cui la coppia riesce a scambiarsi anche emozioni, paure, dubbi, perplessità, pensieri, fantasie. Quindi c'è uno spazio di comunicazione che può essere estremamente utile, anche perché magari l'altro è una delle poche persone che puoi vedere in faccia, magari puoi toccare, sfiorare, eventualmente abbracciare. Quindi un po' c'è questa possibilità che noi abbiamo di comunicare, che non possiamo però utilizzare in maniera esasperata, né come dire, come se fosse un bene prezioso, no? È come se uno ha poca acqua, che fa? La utilizzi, pretendi di volerti fare una doccia sconfinata, no? Non lo puoi fare. In realtà quello che puoi fare quando hai poca acqua, la devi, come se la dovessi un po' dosare, no? Utilizzarla in tempo. Quindi ci può essere quello che in qualche modo noi possiamo fare all'interno di una coppia, e cercare di ritagliarci dei momenti che possono essere dei momenti di scambio, dei momenti di comunicazione, momenti di condivisione in cui si comunica o si fanno delle cose assieme, e cercare poi di alternare questo ad altro, perché lo stesso ritmo di cose e di anche di forme di contatto, probabilmente in una realtà che si così uniformata crea delle difficoltà. Quando abbiamo un partner che invece ha una vita ancora un po' diversa, che quindi fa la sua battaglia con la paura praticamente quotidianamente, quindi deve affrontare già una situazione complessa là fuori, quando torna in realtà è una persona carica, piena, che piena anche di ansie, di paure, e che deve trovare anche lui modi per fare cosa. Spesso e volentieri il meccanismo che uno cerca è distrarsi e cercare di non pensare. L'altro partner magari, intanto che
accoglie, no? La persona che torna dal lavoro invece magari vuole sapere, vuole i particolari, vuole capire, e questo chiaramente crea un grande sbilanciamento. Quindi la strada deve essere sempre quella di provare a mettersi un attimo nei panni dell'altro. Quando non ci riusciamo a farlo, quello che è più utile è fare un passo indietro piuttosto che un passo avanti. Cioè, se facciamo un passo indietro, cerchiamo un attimo di utilizzare soprattutto anche delle risorse cognitive, no? Paradossalmente, abbiamo una possibilità in più poi per incontrare l'altro in una dimensione meno ansiogena, meno drammatica. Questo è il sistema che dobbiamo cercare di utilizzare, insomma, per proteggere noi, per proteggere la relazione, la coppia, per fare in modo che non sia semplicemente una relazione fatta tutta di emozioni negative. C'è anche quest'altra dimensione poi che entra nella coppia, e che è tutto il discorso della paura, della contaminazione. Quindi la coppia si deve misurare in fondo con delle paure grosse, delle grandi paure che possono anche diventare delle paure che vanno a identificarsi nell'altro, cioè l'altro potenzialmente può essere quello che se esce è pericoloso per sé e per i propri figli. Nello stesso tempo le persone possono strutturare una loro particolarissima paura di contaminare gli altri, no? Ci sono tante persone che hanno paura di infettare il partner, di figli, eccetera. Quindi abbiamo una situazione in cui vengono a galla delle angosce, delle paure che sono molto profonde, che sono legate magari alla personalità di ciascuno, per cui personalità più squisitamente ossessive possono essere quelle che hanno più paura di essere loro a determinare magari il contagio, a infettare la coppia. Personalità più dipendenti tendono a proiettare nell'altro magari la responsabilità di queste operazioni. Quindi la coppia si trova a vivere una dimensione nuova, e si trova a vivere all'interno di questa specie di bolla che è la bolla della paura. Sì. Sì, a questo riguardo ho di recente letto un articolo su The Lancet che appunto parlava della difficoltà che hanno poi le famiglie dei nuclei dove un partner praticamente svolge una professione sanitaria, e quindi in una di queste ricerche condotte sulla SARS si evidenziava quanto a seguito poi dell'esposizione al contagio di uno dei partner dovuto alla condizione professionale, la tendenza era poi quella di una grande conflittualità nella coppia, perché appunto l'altro partner, quello che era costretto tra virgolette a rimanere a casa e a sentire anche un po' il peso della gestione quotidiana delle attività familiari, della casa, dei figli, ma soprattutto per la dimensione della paura, dell'angoscia, del contagio, evidenziano quanto poi fosse difficile poi recuperare una dimensione di normalità, tanto che in quei casi si era finito per separarsi. Quindi questo aspetto che tu sottolinei emotivo della paura e dell'angoscia poi veramente diventa radicato, invade tutta la persona e in tal senso poi finisce per pervadere le relazioni significative. C'è un'altra dinamica che oggi preoccupa molto le famiglie e quindi che ha un'incidenza notevole sulle coppie, ed è l'incertezza del futuro, a proposito soprattutto della questione lavorativa. Comunque c'è un pensiero, una preoccupazione per quello che sarà dopo questo momento critico. Come possiamo, diciamo, che spunti di riflessione possiamo dare a queste persone perché possano vedere nell'oggi, nel presente, la costruzione del proprio futuro di domani? Pensavo che da una parte ci sono famiglie, persone estremamente spaventate per la questione economica del futuro, no? Anche proprio per questioni molto pratiche,
veramente di base. Così come c'è un atteggiamento che a volte rimanda al dopo, è come se molte persone si aspettano che comunque poi le cose accadranno dopo. Quindi adesso dobbiamo semplicemente mantenere, reggere, perché poi le cose buone e positive succederanno dopo. Mi viene in mente che a entrambe questa tipologia di atteggiamenti mi verrebbe di riflettere così su un'altra questione, e prendo a prestito una canzone che non mi fa impazzire, ma il titolo mi piace molto, che è La vita è adesso, no? Di Baglioni. Allora, oggi noi abbiamo una condizione che è una condizione assolutamente particolare. Però è anche vero che gli umani hanno questa grandissima caratteristica della capacità di adattamento, oltre che abbiamo la capacità di essere quelli che nelle situazioni più complesse spesso e volentieri trovano le soluzioni più originali. Allora, quello che viene da pensare rispetto a questa cornice nella quale ci troviamo è che è importante pensare che oggi sta accadendo qualcosa e questo momento, questa fase, noi la possiamo utilizzare. Non possiamo immaginare che tutto ritornerà come prima dopo. Né possiamo vivere con la spada di Damocle che non si possa fare assolutamente niente. Io non penso che non si possa fare assolutamente niente, qui mi riferisco proprio alle questioni che hanno a che fare col lavoro, con il futuro economico, eccetera. Qualcosa si può fare, cioè io oggi ho un tempo, questo tempo posso utilizzarlo se sono una persona che sta pensando alla sua attività, allora chiaramente oggi io posso studiare, cioè posso dedicare un tempo su internet a studiare meglio come funziona commercialmente un'attività, se è un'attività. Oppure penso alle soluzioni alternative, oppure cerco di immaginare nel contesto che verrà quali potranno essere le iniziative che funzionano. Se io sono studente, oggi ho la possibilità di studiare in una maniera nuova, no? Nuova, insomma, diciamo nuova per noi, nuova sicuramente. Sì, certo, che attraverso le nuove tecnologie, l'online, la didattica a distanza. Li abbiamo poco utilizzati tutti, quindi oggi stiamo facendo in questa situazione una sorta di super apprendimento che per anni si è in qualche modo spinto a fare, ma non si riusciva, no? Penso anche agli psicologi, faccio un esempio banale, no? Che nonostante si parlasse di online, di psicoterapia online, eccetera, ormai se ne parla da anni, in realtà tutte le resistenze hanno sempre fatto sì che non fossimo pronti a farlo. Questa è stata una situazione che ci ha portato tutti in questo online, siamo diventati esperti di videoconferenze, stiamo scoprendo la bellezza, la funzionalità della videoconferenza, stiamo sperimentando una serie di cose che non maneggiavamo. Io settimana ho fatto un gruppo in videoconferenza, no? Un gruppo di psicoterapia l'ho fatto in videoconferenza. È chiaro che tutto ciò fa sì che noi stiamo comunque continuando a imparare, possiamo imparare, possiamo trovare soluzioni, possiamo approfondire, possiamo farci venire delle idee, no? Per costruire qualche opzione del futuro. Noi dobbiamo in qualche modo oggi già incominciare a funzionare per prepararci a, perché non sarà un miracolo che ci... No, sono d'accordo, il futuro si costruisce nel presente. Quindi c'è tutta la vita. E adesso che lo dobbiamo fare, lo possiamo fare. E poi sento che nella coppia, in situazioni del genere, ecco, anche l'ascolto, la comprensione, il darsi, dei tempi diversi, quindi laddove... un po' come la canzone di Gabbani e viceversa, no? Quando l'uno sta più giù, poi l'altro sostiene e viceversa. E, sì, sento che questa è una direzione buona. Dobbiamo non dimenticarci la possibilità di essere operativi, cioè sì. Anche se siamo apparentemente fermi,
no? Sì. Ci siamo bloccati, in realtà ognuno di noi, e tanto più all'interno di una coppia, va coltivata un'operatività. Poi l'operatività può essere anche io scrivo la poesia, va benissimo. Certo. Scrivo la poesia o suono, che ne so, lo strumento musicale, riprendo in mano la chitarra che non prendevo da anni, eccetera. Tutta però, l'area della progettualità, della creatività, del prendersi cura di te in questo momento. Metterci sul divano e restare in questa posizione. Ultima domanda riguarda invece le coppie a distanza, quindi coppie che da un lato già vivevano a distanza, ma che oggi hanno bisogno, avrebbero bisogno, no, invece di sostenersi a vicenda, di vivere questo momento critico insieme, o che poi a seguito di questo momento critico, ecco, si sono dovute separare. Io immagino anche non solo quelle persone che hanno dovuto spostarsi per lavoro e rimanere dove erano perché erano le zone rosse, o anche coppie di giovani fidanzati. Come li possiamo aiutare a vivere questo tempo per la cura della coppia in direzione funzionale? Beh, è chiaro che a seconda chiaramente anche della storia della coppia, anche dell'età della coppia, cioè quanti, che tempo di vita la coppia, sì. I fenomeni sono molto diversi, cioè le coppie che sono nate da poco, costrette alla lontananza, è chiaro che vivono una condizione estremamente drammatica, perché magari non è consolidata quella fiducia, quel potersi fidare dell'altro a distanza, quindi c'è maggiore bisogno di controllo, quindi tutte le fantasie, la gelosia, tutta una serie di cose finiscono col rendere a logorare abbastanza, no? Il rapporto, a renderlo complicato. Le coppie che hanno magari una storia un po' più consolidata, dove magari c'è un rapporto di fiducia maggiore, possono vivere a vari livelli questa distanza. Intanto siamo estremamente aiutati e facilitati da questi strumenti, no? Che ci consentono comunque di avere uno scambio con l'altro, cioè poter fare una videochiamata, insomma, per stare costantemente in chat con l'altro, sicuramente ci può aiutare. In generale io la distanza non la vedo una cosa terribile, no? Per una coppia, la vedo anch'essa sicuramente come un'occasione, cioè un'occasione realmente un po' per verificare degli aspetti che hanno a che fare sia con i nostri sentimenti, le nostre convinzioni, sia anche un po' un sistema per valutare quanto questa coppia merita una progettualità, un'ulteriore progettualità, eccetera, oppure in che modo debba cambiare la progettualità. La distanza paradossalmente è un po' è dolorosa, ma è un po' meno probabilmente, secondo me, meno drammatica della vicinanza in forma di costrizione, no? E la distanza può essere riempita in tanti modi, può essere riempita attraverso forme di contatto, attraverso pensieri, attraverso comunicazione. La coabitazione, come dire, il carcere di lusso in cui stiamo stretti, quello è più difficile da gestire per certi aspetti, secondo me. Quindi, che ce ne facciamo della distanza? Ce ne facciamo che abbiamo la possibilità di veramente di comprendere meglio i nostri sentimenti, di cercare una forma di contatto anche più profondo con l'altro. Può essere comunque una buona occasione per anche questa, uno stress test che ci consenta di verificare delle cose e forse di mettere a fuoco anche meglio, no? Sia la nostra situazione sia verso dove vogliamo andare. Alba, se avessimo bisogno di contattarti, come possiamo fare?
Senti, noi li stiamo facendo, io faccio parte di un'associazione, l'associazione Alchimie, che sta facendo adesso una bella iniziativa che è quella della consulenza online gratuita per chiunque avesse difficoltà, problemi, eccetera. Quindi contattare Alchimie si può fare tramite il numero di telefono, attraverso il sito, attraverso Facebook. Sì, quindi siamo psicoterapeuti che hanno interesse ad approfondire un po' tutte le attività che voi fate come associazione, ma anche di formazione proprio professionalizzante. So che tu e Carl della Vilsur Illon avete in prossima pubblicazione un secondo libro che è Danza della coppia con lo psicoterapeuta, vero? La danza della coppia e lo psicoterapeuta. È un titolo bellissimo. So che il manuale ce ne dai un'anticipazione, giusto un'anticipazione. Sì, un testo, siccome insomma, come sai, chiaramente io amo molto la clinica, quindi questo è un tentativo di realizzare un manuale molto operativo, molto pratico, che consenta così di affrontare proprio le problematiche che chi si affaccia alla terapia di coppia o chi la pratica si pone frequentemente, in qualche modo può andare a confrontarsi rispetto a delle modalità proprio di affrontare la terapia di coppia, di cosa, anche proprio come, diciamo, come approcciare alle questioni più complesse che la terapia di coppia ti porta. Quindi è un manuale molto operativo. Una teoria della tecnica, fondamentalmente, per gli psicoterapeuti sistemico-relazionali? Sì, non solo, nel senso che sicuramente l'approccio è questo, la nostra cornice di riferimento, la nostra ottica di riferimento è questa, però facciamo sicuramente, utilizziamo tutto quello che soprattutto la pratica clinica poi ci ha insegnato e tutti i riferimenti validi che sono stati degli spunti utili per noi. Lo manderemo in pubblicazione però come ebook e quindi lo affiancheremo anche a un discorso di corso di formazione con dei crediti, proprio per dare l'opportunità alle persone di utilizzarlo come uno strumento di lavoro, qualcosa che ci consenta magari di approfondire degli aspetti ed usarlo poi nella pratica. Ottimo, se non sbaglio la casa editrice è ebook ECM. Esatto, sì. Perfetto, anche questo nella descrizione del video, così chi è interessato può tenersi aggiornato su quando uscirà in pubblicazione. E poi per chi volesse approfondire un po' le dinamiche della coppia, della relazione di coppia, c'è anche il vostro libro, sempre tuo, di Carl della Vilsur Illon, Una carne sola, questo qua, vero? Questo è Edizioni Albatros, che approfondisce un po' tutte le dinamiche della relazione d'amore, da quando nasce, come cresce, come finisce purtroppo delle volte, ma anche a come continua, perché può finire ma anche continuare. E questo è anche un testo molto bello, corredato anche da delle tue poesie che tu ami scrivere, vero? Sì, come mi piace, è una delle cose che... Sì. La parola la usiamo in tutti i modi possibili, insomma ci piace, d'altronde facciamo un mestiere di parole. Le parole sono importanti. Certo. Il libro poi lo può diciamo acquistare chiunque, ha una lettura semplice, ci sono diversi casi tratti dalla vostra esperienza clinica, non è soltanto di settore per la psicoterapia, ma ecco, tutto delle riflessioni poi azione d'amore, ma anche per una lettura per i non addetti, quindi può essere un utile spunto di riflessione per approfondire queste dinamiche che sempre ci attanagliano e a cui ci teniamo a mettere un punto, a definire per stare bene, perché la coppia ci arricchisce e ci dà ed è volano per farci crescere, quindi è importante sapersi, come dire, veramente adesso il termine della danza ci sta bene, bisogna danzare bene insieme.